Tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti di detersivi, prodotti per la pulizia della casa in generale. C'è caldo, non posso utilizzare il ventilatore perché sennò mi fa rumore e quindi si schiatta. Allora, vi faccio vedere, le cose random perché alcune cose ce l'ho qui nel sacchetto, le altre sotto. Sono stata all'MD. Questi sono i sacchettoni, ve li faccio vedere. Sono stata all'MD e ho preso svariate cose. Allora, per quanto riguarda la lavatrice, ho preso questo qui della DAT 5. Volevo prendere anche altri prodotti, ma non li ho trovati. Ho preso questo qui che è con oli essenziali ed è bouquet floreale. Vi posso dire che quelli della Dash non mi sono piaciuti, nel senso che la profumazione non c'era proprio assolutamente, mi faceva puzza, non faceva profumazione, ma c'era puzza. Questi sono 24 e sono questi della DAT 5. I prezzi nemmeno me li ricordo perché lo scontrino l'ho messo da un'altra parte. Ne ho prese due confezioni, ve le faccio vedere mentre ci sono. Ne ho prese due confezioni perché io non vado spesso all'MD e quindi quando ci vado faccio scorta anche di svariati prodotti. Poi, sempre perché faccio scorta, ho preso questi. Questo qui è una cascata di glicine ed è per il bucato e anche per il pavimento. Io come lo uso? Questo qui io lo uso per quanto riguarda l'asciugatrice. Quando metto i vestiti nell'asciugatrice, spesso capita, specialmente che sono asciugamani o coperte, cose molto più pesanti, che non mi fanno profumo quando li esco. Nel senso che l'ammorbidente che io metto, spesso mi capita che non rimane, non persiste nella biancheria. Allora, cosa ho fatto? Sempre per colpa di TikTok, ho visto vari video dove vengono utilizzati questo tipo di prodotto. Quindi o lo metto in una spugna umida oppure lo metto nelle palline, quelle bianche di cotone, il bagno, e poi gli metto questo. Negli asciugamani glielo, diciamo, doso così con il puff direttamente nell'asciugamani. I vestiti escono negli asciugamani con una profumazione inebriante, veramente ottima, ottima. Questa, come vi ho detto, è cascata di glicine. Il prezzo non me lo ricordo, ma se andate dall'MD li trovate benissimo. Poi ho preso la serie di coccolatevi, erano scontate e quindi le ho volute prendere tutte anche per provarle. Questi qua piccolini. Allora, ho preso questo qui della marca Coccolatevi e queste cose, questi qui sono identici a queste, però le profumazioni sono diverse e le dosi devono essere diverse perché questo è molto più concentrato, questo qui della linea Coccolatevi. Io ho preso primavera, vaniglia e questo è 250 ml di prodotto, invece questo qui è 400 ml di prodotto. Poi ho preso il talco, li abbiamo odorati tutti e mi piacevano tutti. Poi ho preso glicine del Giappone, quindi simile a questo. Infatti, quando l'ho odorato era molto molto simile. Poi vediamo se nell'altro sacchetto, forse no, erano quattro. Io non mi ricordo se erano quattro, sinceramente. Sì, erano quattro perché qua ci sono altri prodotti. Ok, erano quattro di questi qua piccolini. Poi ho preso questo qui, sempre della DAT 5, che è quello per il gel del water. Questo qui è un dosatore. Sinceramente mi piace, l'avevo già utilizzato una volta e preso da Francis, se non mi sbaglio, e quindi l'ho voluto prendere proprio per provarlo, perché col primo mi sono trovata benissimo. Qui c'è anche, non so se si vede, ci sono i dosaggi, vedete? Qui ci sono i dosaggi come devono essere messi, quindi ottimo. E infatti di questo ne ho preso due. Poi ho preso questo, il Mai Senza, per pulire tutte le superfici, specialmente quelle in vetro. Mio figlio pulisce la sua macchina e si trova benissimo. Io pulisco i vetri sia della mia stanza che i vetri del bagno, eccetera. Mi trovo benissimo e pulisco anche le finestre con questo. Mi trovo veramente molto molto bene. Poi ho
Ho voluto prendere un lavapavimenti senza risciacquo ed è questo qui perché ho sentito la profumazione e mi piaceva tanto e quindi l'ho voluto prendere. Questo è i frutti di bosco ed è un lavapavimenti sempre di questa marca Dat 5 che dicono tutti che sia ottima e quindi l'ho voluta provare. Poi, sempre per quanto riguarda questo, ho preso muschio bianco e argan. Io mi trovo benissimo con questi. Di questi ne ho presi due perché è la profumazione che mi piace di più. Ma questi stanno per finire perché già ce l'ho in uso. Io in uso questo qui, questo è già finito. Mi sono piaciuti e quindi l'ho voluti riprendere. Veramente sono ottimi per quello che vi dico io. Poi qui anche la ragazza al supermercato ha detto che lo potete utilizzare dappertutto, tipo c'è chi lo mette nei pavimenti per pulire i pavimenti. Io sinceramente lo utilizzo solo per quelle cose. Oppure io lo metto tovaglioli quelli per l'asciugatrice, li metto lì un pochettino e poi li metto dentro, cioè li spruzzo questo diciamo sul tovagliolo e poi lo metto dentro l'armadio. Quando tu apri l'armadio si sente una profumazione pazzesca. Se non avete quei tovaglioli, basta avere i cotoni per lo struccaggio. Prendete questo cotoncino, gli spruzzate questo ovviamente perché è tipo una specie di gelatino, cioè un po' gelatinoso, un po' cremoso. Lo mettete qui nel cotoncino e lo lasciate dentro il vostro armadio. Io certe volte, se non ho la base, tipo nell'armadio, centrale, non ho la base, lo metto in un attaccapanni, lo metto là dentro e sinceramente mi fa un profumo enorme e, persiste tantissimo dentro l'armadio. Poi, sempre per quanto riguarda profumazione e altro, ho preso questo che un Ambipur elimina tutti gli odori, tutte le cose. E ho preso questi qua perché questi devono essere messi in bagno quando qualcuno va in bagno e spruzza energia da tutti i pori. Bisogna utilizzare questi elimina odori. Questo è della Ambipur e io ho preso Lenore, fragranza oro e fiore di vaniglia. Elimina l'odore, eccetera, eccetera. Ed è questo qui. Spero di trovarmi bene ed è 300 ml e ho preso anche un'altra profumazione. No, ho preso tutti e due uguali. Va bene, allora se ho sentito la profumazione mi piacevano. Non è che me la ricordo io. Poi ho preso un altro lavapavimenti, questo qui, ed è fiori di talco. A me queste profumazioni fanno impazzire questo odore di talco. Mi piace tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. Ovviamente io le ho odorate e poi ovviamente ho richiuso e mi sono presa il prodotto che avevo aperto. Perché vedo spesso che molte persone aprono i prodotti e annusano e poi prendono il secondo che mi viene nella fila. Ma se l'hai aperto, prenditelo. Ma comunque. Poi ho preso un altro sgrassatore. Questo è uno sgrassatore sempre della marca Dat 5. Io di norma compro quello con lo spruzzino Chantecler che mi piace perché ha l'odore di Marsiglia. Essendo che c'è la bottiglia così grande, ho deciso di prendere questo così riempio, diciamo, lo Chantecler che ha lo spruzzino. Credo di trovarmi bene con questo. È al profumo di Marsiglia, l'ho già detto, ed è utilizzabile in diverse cose, pavimenti, eccetera. Poi ho preso uno smacchiatore universale. Questo non l'ho mai provato, è all'ossigeno attivo. Io prendo quello dell'Eurospin, quello rosso, e sinceramente mi trovo benissimo, specialmente con l'asciugamani oppure con i calzini, quando trovate calzini bianchi, provatelo che è ottimo. Ovviamente ho voluto prendere questo perché ho visto tante recensioni, quindi mi sono messa la curiosità e l'ho voluto prendere. Per quanto riguarda MD, l'ultimo prodotto che ho acquistato è questo ed è un prodotto per la lavatrice ed è alla lavanda e camomilla. Il profumo è inebriante di questo prodotto. Come vedete ho preso tantissimi prodotti di questa marca perché ho visto vari video e quindi mi piace cambiare sia la profumazione che anche i prodotti per vedere cosa ci offre, diciamo, il mercato su queste cose e vedere se mi trovo bene con altre cose. Con altri prodotti. Io l'MD lo trovo a Catania, ma se non mi sbaglio c'è anche a Caltagirone, quindi non ce l'ho proprio qui vicino, però capita spesso che ci vado all'Auchan, non vado da altre parti, quindi mi verrebbe comodo andare e ovviamente fare una scorta di alcuni prodotti.
Adesso vi faccio vedere cosa ho preso da Acquasapone. Allora, da Acquasapone ho preso il percarbonato di sodio. Questo, sempre per colpa di TikTok, ho visto vari video di questo prodotto e che viene assolutamente utilizzato per quanto riguarda le macchie di giallo, di sudore. Per quanto riguarda sotto le ascelle, io ho tantissime magliettine bianche, le utilizzo a non finire e la cosa che mi sono accorta, scusate, la cosa che mi sono accorta di più è che anche se faccio il prelavaggio e tutto, le macchie rimangono. Invece dicono che questo prodotto sia ottimo proprio per questa situazione. Questo viene venduto nelle buste, vi faccio vedere. Io l'ho trovato da Acquasapone, l'ho messo in un barattolino simile a questo, ovviamente gli ho tolto la carta che ce l'ho in bagno e ho messo questa qui, questa bustina. Adesso io lo provo e vi farò sapere se mi trovo bene oppure no, specialmente per le macchie più ostinate, diciamo. E questo è un altro, questo preso da Acquasapone. Qui ho il sacchetto di Acquasapone e ho preso altre due cosucce. Allora, ho preso di nuovo la mia crema per i capelli ricci, questa qui di Adorn. Mi trovo benissimo, la utilizza anche la mia parrucchiera, infatti se vedete la mia acconciatura è fatta anche con questo. Lei la utilizza, è ottima e si trova meglio, diciamo, di alcuni prodotti di marca. E quindi ne ho voluto prendere un'altra confezione visto che la sto utilizzando tantissimo, visto che lavo spesso i capelli. Poi ho voluto prendere i prodotti di Garnier e ho preso tutto il set che sarebbe questo. L'ho visto in vari video e quindi ho voluto prendere tutto il set perché mi dà fastidio se poi quella cosa mi manca. Allora, ho preso lo shampoo Air Food ed è al burro di cacao. E qui dice che rigenera i ricci, quindi io l'ho preso proprio per i miei capelli ricci. Questo, l'unica cosa brutta di questo prodotto è il prezzo, 4 euro e passa se non mi sbaglio. È 350 ml di prodotto, lo utilizzerò solo io, quindi pace amen. Ma ovviamente io lo voglio provare, poi se mi trovo bene lo utilizzo. Cosa contiene? Scrive. Vabbè, io vi farò sapere perché, vabbè, dice che è vegano, che ha una formula 96 biodegradabile, dermatologicamente testato, flacone riciclabile, burro di cacao, silicone, no siliconi, no coloranti e niente, questo lo proverò e vi farò sapere. Ovviamente, sempre della stessa linea, ho preso il balsamo. Questo è sempre balsamo al burro di cacao ed è sempre rigenera ricci. Ho preso anche questo, prezzo idem con patate come quello. E poi ho preso la maschera sempre per i ricci. Infatti, io la utilizzo l'altra. Dico infatti perché stavo leggendo. Utilizzo l'altra per quanto riguarda sempre questa qui della Garnier, mi avete visto comprarla sempre nei barattoloni perché io la sto utilizzando prima di lavare i capelli. Perché sto facendo così? Perché ogni volta che devo pettinare i capelli mi faccio un male atroce perché si fanno dei nodi, è normale, ce l'ho permanente, sono boccoli, eccetera. Quindi cosa faccio? Metto la maschera sui capelli, la lascio in posa, specialmente in estate la lascio in posa anche mezza giornata, si può dire, nel senso che la metto un paio d'ore dopo aver fatto colazione e poi lavo i capelli dopo pranzo. Beh, i capelli morbidissimi, cioè credetemi, anche se sono ricci, ma di una morbidezza incredibile, mi piacciono tantissimo. Infatti qui dice che lo potete utilizzare sia pre-shampoo applicato sui capelli asciutti prima dello shampoo per massimo 10 minuti, io l'ho lasciato di più. Il secondo, diciamo, cosa che vi dice è applicare sui capelli umidi per 3 minuti e districare i tuoi capelli ricci. E la terza applica sui capelli umidi, lasciano 3-5 minuti e risciacqua abbondantemente. Io di norma mi trovo bene con questo metodo che vi ho detto, quindi prima la maschera, poi lo shampoo e poi il balsamo.
Se avete delle cose da dirmi per quanto riguarda i capelli ricci, io scrivetemi giù nei commenti che io vi rispondo e anzi sono molto contenta quando mi date dei consigli sia sui capelli, sia sul make-up, sia su altre cose. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate di tutti questi prodotti, se li avete utilizzati. Io sono molto curiosa di provare la marca questa qui, cioè questo no, perché già lo utilizzo, però questi tipi di prodotti perché non l'ho mai utilizzati, quindi sono molto molto curiosa. E niente, che dirvi? Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!